Nel presentare questo numero di J Magazine Sport sulla nostra pagina Facebook abbiamo detto che è un numero veramente particolare, perché parleremo di calcio in un altro modo, magari se qualcuno guardandoci classificherà questa trasmissione over 50, a noi va benissimo, ve lo diciamo prima, però con ogni probabilità riusciremo a dirvi qualcosa che con il calcio, che è stato sicuramente, ne fa parte. Con il calcio di oggi non lo so, ce lo chiederemo. Oggi in pratica se vai allo stadio per vedere una partita lo fai, se vuoi evitare di prendere freddo stai a casa e dalla Serie A alla terza serie ti vedi la partita a casa. Insomma, il calcio è cambiato anche da questa angolazione. Hai a che fare sempre più con presidenti che ritengono di sapere di calcio molto di più degli addetti ai lavori, e questi sono i presidenti secondo me più pericolosi. Se sanno anche raggirarsi la piazza o buona parte di questa, possono anche determinare degli sfracelli calcistici. Oggi ce ne sono altri che affermano, l'ho sentita ieri sera questa cosa, se ci salveremo ci ricorderemo di quei tifosi che oggi ritengono sia giusto non tributare una stretta di mano metaforica a fine partita ad una squadra, alla loro squadra. È una cosa di una violenza sportiva inaudita. Oggi, se è vero che nella vita in generale la gratitudine probabilmente non esiste quasi più, nel calcio non esiste proprio, oggi a valore zero. Oggi giochi o fai parte di una rosa ed alleni in più di altri, normalmente lo fai, sì, ma se porti qualche euro nelle casse della società è meglio, perché sicuramente hai qualche possibilità in più. Oggi se vai in panchina senza avere titolo per allenare, pare che alleni lo stesso, perché non succede niente. Oggi di presidenti che dimenticano che loro passano e di club restano, sinceramente io non ne trovo, se ce ne fossero. Sono così tanto rari che è difficile trovarli. Ci chiediamo, e allora? E allora ci sono allenatori con la A maiuscola, come Francesco Giorgini, che accorrono al capezzale della società amata, quella della sua città, non per la prima volta nella vita, ma per 5-6 volte l'ha fatto, e in qualche mese viene allontanata come se si trattasse di uno dei tanti. Buonasera Francesco Giorgini e grazie per aver accettato il nostro invito. Oggi ci sono altre bandiere che avrebbero dovuto avere molto di più, avrebbero meritato molto di più. Parlo della causa biancorossa, parlo del Teramo, parlo di quanti sono riusciti a dare, magari tanto o poco, magari perché impossibilitati a farlo. Ed è il caso del teramano di adozione Giancarlo Puritelli. Buonasera, Bomber. Buonasera a tutti. E del teramano doc Tonino Valbruni. Buonasera, mister. Buonasera. Buonasera. E poi si esonerano allenatori da primi della classe con 8 punti di vantaggio sulla seconda. È successo 2 settimane fa a Civitanova Marche, è stato esonerato un allenatore che aveva 8 punti di vantaggio sulla seconda, cioè, peraltro tanto di cappello. 10 sul contratto. Stiamo parlando di Schenardi, insomma, giocatore, ex giocatore anche di Serie A. Non ci si ravvede quando per solidarietà una squadra in palese dissenso con le decisioni prese dalla società esprime solidarietà al proprio allenatore, si rifiuta ad allenarsi ma viene esonerato lo stesso. Adesso stiamo parlando di dilettanti puri, è successo a pochi chilometri dai nostri studi. Insomma, tutto ciò avviene con una frequenza inaudita, ma potrei andare avanti. E allora, da questa angolazione, io prima ancora vorrei sentire voi, anche se avevo preparato un'apertura diversa e spero di non aver messo in difficoltà la mia regia, perché poi c'è anche una buona notizia, anzi la diamo subito, una buona notizia, perché è un amico di tanti tifosi del Teramo, ma è anche un amico di Super J, perché Gianluca De Angelis da poche ore è il nuovo allenatore del Castelfidardo. Non me ne voglia l'allenatore esonerato, peraltro lo conosciamo bene perché parliamo di Bolzan, che lo scorso anno aveva vinto il campionato di eccellenza e che quest'anno guidava appunto la Folgore Veregra. Però
insomma, gli ultimi risultati. Quest'anno guidava il Castelfidardo, ha vinto il campionato con la Folgore Veregra lo scorso anno, approdando appunto in Serie D. Però Gianluca De Angelis oggi ha firmato il contratto che lo legherà. Detto, no, ieri sera avevo sentito che stava a Vezzano. Eccolo qui, stava tornando da una trasferta. Giancarlo, lo stiamo vedendo ospite proprio nei nostri studi, ha 9 partite a disposizione per cercare di compiere l'ennesimo miracolo da allenatore, perché lui dovunque è andato ha fatto benissimo, si incastona bene anche questa considerazione, e pur facendo benissimo era senza squadra. Adesso deve salvare il Castelfidardo, forse fra le squadre di coda in Serie D è quella che mi sembra essere un po' più in difficoltà, vedremo come se la caverà, però mi piaceva dirlo in apertura, di salutarlo e di ringraziarlo. Chi ci segue da casa sa che se vuole può intervenire scrivendo al 391-3355-749, ma adesso vado alle prime vostre considerazioni, ma velocissime, perché ho preparato una scheda per ciascuno di voi. Poi sulla scheda di Giorgini vi pronuncerete voi, sulla tua si pronunceranno gli altri, sulla sua vi pronuncerete tu e Francesco. Ciascuno di voi avrà un minuto tutto proprio, ma ti ci ritrovi più adesso, vabbè, col calcio che, insomma, col calcio di oggi rispetto al calcio che hai conosciuto, praticato, fatto. Ma no, anche ma... fino a ieri stavi in panchina, sì, sì, quindi... Sì. Ma il calcio che ho praticato sicuramente è diverso di quello di adesso. Era un calcio secondo me più genuino, più, c'era più entusiasmo, quindi giocatori secondo me più forti sicuramente. L'unica cosa, livello migliore. Sì, l'unica cosa che dicevo proprio prima con Giancarlo e Tonino fuori, che è cambiato secondo me a livello di giocatore, a livello di preparazione fisica e questione di alimentazione. Però a livello tecnico sicuramente eravamo più forti in quel periodo. Giancarlo, tu in un minuto che mi dici? Ma io sono d'accordo con Francesco, sicuramente era un altro tipo di calcio, con rapporti diversi con le persone. Oggi quello che vedo per me è inconcepibile, vedo delle volte dei settori giovanili, allievi, che hanno 5 persone per lavorare su 20 bambini, insomma, una cosa... Questo prima non succedeva, non succedeva. Oggi stanno dietro tutti quanti a questa palla, non lo so per quale motivo, come hai detto anche tu prima, o porti qualcosa. E poi dispiace anche dirlo, che ci sono dei personaggi, sinceramente, farebbero bene a fare il mestiere loro, non che per forza devono allenare. E per, non parlo di me, perché... Tu sai che io ho detto le cose sempre direttamente. Io non lo dico anche nella scheda. E io non ho avuto niente, se devo dire. Da Teramo ho avuto soltanto il rapporto con la gente e per questo sono rimasto. Però se devo dire che la società a me mi ha dato qualcosa, a me non mi ha dato assolutamente niente. Allora, non anticipare quello che ho provato a dire io nella scheda, che non conosci ovviamente perché l'abbiamo cioè, non sto parlando oggi di questa società, sì, sì, ecco, sì, in generale, nella tua storia. Torino, niente, ci si ritrova, non ci si ritrova? Ma io dico che le innovazioni che ha dato, diciamo, Francesco, fa capire tante cose, perché da lui si è costruito, diciamo, allenando, diciamo, anche squadre di Serie B senza, solo col lavoro, senza raccomandazioni. Se oggi per allenare in Serie B, non me ne voglia 8 a Pescara, ma 8 è stato con il Genoa, con un campionato allievi, e già si è ritrovata, diciamo, si è ritrovata una Serie B pronta. Lo stesso Mancini, lo stesso Montella, il calcio è cambiato. Se Francesco Giorgini, per dire Francesco, che attualmente ha avuto, diciamo, 12 squadre a disposizione nella sua lunga carriera, fa capire che ha lavorato ed è stato scelto per meriti. Oggi, nella tua scheda che ci presentavi, bisogna portare i soldi, signori miei. Per allenare non contano più i risultati, non contano più le vittorie di campionato. Oggi conta conoscenze, ma soprattutto questi direttori sportivi che non sono quelli di una volta, perché una volta il direttore sportivo lo faceva il tecnico. Il
tecnico faceva sia il direttore sportivo. Oggi escono quasi dalle università. Oggi escono dall'università, oggi non c'è il Ferguson che faceva tutto, che della situazione, che faceva da direttore sportivo. Oggi purtroppo anche i giovani sono cambiati ed è difficile educarli. Invece noi arrivavamo al campo, ci arrivavamo con la voglia di migliorarci, con la voglia di giocare per la maglia. Oggi addirittura, ripeto, sono cambiate tante cose e io sinceramente non mi trovo. Non ti ci ritrovo. Non mi ci ritrovo. Ma se non mi ci ritrovo io, figuriamoci voi. Comunque io questi tre pensieri di un minuto e mezzo ciascuno li voglio mandare, iniziando da Giancarlo Puritelli. Ascoltiamola questa scheda perché voi vorrei sentire la vostra, non la sua, la vostra. Ah, parlate bene. Ha appeso le scarpette al chiodo con 100 gol ufficiali in una carriera calcistica che avrebbe dovuto dargli molto di più, magari se fosse professionalmente maturato prima. 57 di quei 100 gol li ha segnati con la maglia del Teramo in 5 anni, dove ha collezionato 159 presenze. Oggi è un settantenne che ne dimostra 15 in meno, ma che è da considerarsi teramano a tutti gli effetti, pur essendo romano, che ha almeno un parente, diciamo, potente economicamente, al quale però non ha mai chiesto nulla, come avrebbero fatto tanti. Come mai nulla ha calcisticamente chiesto alla sua città di adozione, Teramo, alla quale è legato come e più di tanti teramani che ne professano falsamente l'appartenenza. Da persona per bene, quando è stato chiamato a dover fare o dire del calcio biancorosso, si è sempre limitato all'essenziale e non è mai andato oltre per quel che avrebbe dovuto o potuto dire. Noi, che professionalmente eravamo in questo mondo ai suoi tempi ed ancora resistiamo, ne abbiamo apprezzato il modo d'essere da gentiluomo che stona, oggi più di ieri, con la comunicazione moderna, con i presidenti padroni, con determinate minoranze di tifoserie violente a prescindere. Stona con gli esoneri assurdi nei prof come nei dilettanti e con le dichiarazioni di presidenti onnipotenti che ritengono di sapere di calcio ma che sanno invece spesso offendere le professionalità di professionisti che sinceramente da questi soggetti hanno poco o nulla da imparare. Evviva allora il Giancarlo Puritelli di ieri che a 70 anni suonati è sempre lo stesso e appartiene ad un calcio che probabilmente non c'è più. Voglio ascoltare Tonino Velbruni, sentire la sua, capire se sono dentro al personaggio Puritelli e poi anche Francesco, avversario nobile sui campi di calcio del Teramo e di Puritelli. Sicuramente Puritelli, che questa sera hai fatto benissimo ad invitare un campione, perché non perché siamo amici, ma i risultati parlano a suo favore ed è giusto che vengano dette. Perché il Puritelli qui presente è stato l'attaccante più forte a Torre del Greco. L'attaccante più forte a Torre del Greco. Ne parlano tutti, i giornali ne parlano tutti. Puritelli è stato capace di vincere una partita finale di una partita di un'importanza che valeva un campionato. E mi riferisco alla partita di Ischia. Ischia-Turris 0-1, gol di Puritelli, dove è tornato, diciamo, dall'isola con il vaporetto ed è stato accolto da tanti tifosi. Puritelli stesso, che diciamo è stato molto bravo, diciamo, ha avuto delle chance perché è stato a Roma, è stato con Oronzo Pugliese, è stato con Herrera. Puritelli stesso è stato a Napoli, è stato a Napoli ed è stato anche con una partita di Coppa Italia un marcatore del Napoli, il 3-0 contro il Brindisi in Coppa Italia. Senti? Quindi stiamo parlando. Neanche tu te ne ricordi queste ne cose. Ne sa più lui. Ne sa più lui. Stiamo parlando di un vero campione. Un campione che a suo tempo fu pagato 100 milioni dall'Alessandria, che equivalgono a 600 mila euro di oggi. Quindi stiamo parlando di un attaccante vero. Che poi l'amore per il Teramo fu riportato da Pisa, dal
presidente Pediconi, fu riportato a Teramo. Quindi stiamo parlando di un campione che ha avuto la fortuna, diciamo, di avere dei risultati a suo favore, però la maglia del Teramo l'ha sempre conservata, perché lui quando fu portato a Torre del Greco, che fu una trattativa lunghissima da parte di Raimondo Del Bene, e fu una trattativa che durò ore e ore in una serata di fuoco per portare un campione che noi oggi forse... Cioè io non sono venuto dalla Turris qua, No, io dicevo... Quando sei andato alla Turris, credo, no, quando che stesse dicendo. Mi riferivo quando lui, perché stava l'anno prima, stava ad Angri. Poi è andato, diciamo, la Turris, la trattativa fu lunghissima. Fu lunghissima da parte di questo Raimondo Del Grande. Del Bene, tu non te lo ricordi, Del Bene. Tu Raimondo Del Bene non te lo ricordi, ma Valbruni sì. Valbruni se lo ricorda. A mezzanotte meno un quarto mi chiamano e mi dicono che ero del Portici. Boh, ho detto vado al Portici, mi sveglio la mattina, ero da Turris. È così. Poi a quei tempi voi o accetti o accetti, nel senso no, che non, lì il problema non c'erano gli swing, insomma, era un altro calcio. Io c'avevo un problema, io quando, scusa se ho interrotto lui, che io già dovevo andare a Napoli, invece c'è andato Umile. Mica male, Sì, Gasparino, io me lo ricordo, giocava Umile, insieme, a me, insieme a me, però lui come gol ne faceva meno. Belli, c'era un gran calcio, era pure bello a vedersi tutto quanto, però ne faceva molti, molti meno. Infatti il campionato, lì c'avevo un problema, che medallista era la mia, personale. Personale? Me l'ha regalato un presidente. L'ha regalato. Non ti pagò e ti diede metallista? No. Ah, pagò e diede. Era il vice presidente onorario del Tivoli, era il consigliere della Roma e io ormai ero da Roma. Rispettiamo le regole, aspetta Donino, voglio sentire Francesco, perché no, poi mando la scheda di Giorgini. Chiudevo soltanto con, diciamo, Tivoli, perché aveva detto di Tivoli, dove lui è stato due volte capocannoniere del Tivoli. Ecco, e il papà non voleva che giocasse, diciamo, in questi dettagli, perché logicamente lui non voleva che giocasse per niente, perché rompeva le scarpe. Ecco, tutto lì. Questa è la carriera di Giancarlo, che secondo il mio punto di vista è una carriera positiva. Tu, come so che vi rispettate moltissimo, siete amici fuori dal campo e lo eravate anche da avversari, l'un contro l'altro, che idea ti sei costruito del Pulitelli, che oramai conosci anche tu da 30 anni, sì, forse più? È normale, all'inizio quando Giancarlo stava a Teramo io odiavo Giancarlo sicuramente, però perché per noi, per Giulianova, era l'avversario più difficile, perché effettivamente era la come diceva Tonino, la bandiera del Teramo. Secondo me in quella categoria era la forza della natura, e in più in un campo come era Teramo lui si esprimeva al massimo. Dopo dico la verità, mi sembra il secondo anno, non so, c'era Maurizio Bruno, che era l'allenatore loro, peraltro scomparso di recente, e questo Bruno nei miei confronti c'era un certo feeling, una grossa stima, addirittura una sera venne a casa mia insieme ad altre persone, mi voleva convincere per venire a te, e lì tu siamo... a Teramo non potevi, non potevo, e lì diciamo, ho conosciuto Giancarlo, e ti dico la verità, da quel momento ho apprezzato, come dicevo, ma a parte il valore del giocatore siamo diventati veramente amici, che noi sul campo è normale, io giocavo, rappresentavo Giulianova e lui rappresentava Teramo, certo. Anche se alla fine noi d'avversario non ci siamo mai scontrati, perché io facevo il terzino fluidificante, però dico la verità, Giancarlo, Tonino secondo me ha detto una cosa giusta, quello che ha fatto a Teramo a livello di società non c'è stato mai un certo riconoscimento, no, però c'è stato per la città, per la tifoseria, penso che Giancarlo veramente sia stato uno dei più forti attaccanti. Sono d'accordo con te. Adesso però, a proposito di irriconoscenza, perché insomma il leitmotiv della serata è legato proprio a questo calcio diverso, cambiato, per me peggiorato rispetto a ieri. Per esempio, pensando a Francesco Giorgini, quando seppi del suo avvicendamento tecnico in questo torneo,
rimasi stupito. Ti dico la verità. Ma non, so, non ho moltissimi amici a Giulianova, ma qualcuno ce l'ho. Lo chiamava, è vera sta cosa, sì. Ma tu che pensi? E ma sono matti. Queste sono le reazioni. Guarda, tantissimi amici miei uguali, la stessa cosa, erano cacchiati. Ma questo, ma la prima reazione mia, di uno fuori dalle regole, fu, ma questo è il ringraziamento per quello che ha fatto fino ad oggi, passando nell'ultimo anno. Poi oggi mi sono ricostruito quel po' di roba che ha fatto da allenatore, ancor più che da calciatore, e ne è venuta fuori questa scheda che ci ascoltiamo, sulla quale voglio sentire Giancarlo e Tonino. Da calciatore 6 presenze nell'Arezzo in Serie B e poi non 100, non 200, non 300, ma 366 partite con il Giulianova, squadra di cui detiene il record di presenze. Da allenatore non poteva che iniziare nella sua Giulianova, squadra che allena per 3 stagioni consecutive in C2 prima di approdare a Lanciano, quindi al Gubbio e al Bisceglie, e tornare nuovamente a Giulianova dove vince il campionato di Serie D. Emigra in Toscana a Pontedera in C1, torna nuovamente a Giulianova dal 95 al 97 con promozione in C1 e playoff falliti di un soffio per la Serie B. Segue la panchina dell'Ancona in B e poi la breve parentesi sempre in B a Pescara. Nel 99-2000 scende nelle Puglie, allena la Fidelisandria in C1 e dopo un'altra stagione nella sua Giulianova passa al Gualdo, quindi al Brindisi, dove chiude il campionato al secondo posto ma vince la Coppa Italia di C. Infine al Frosinone, dove vince il campionato di C2. Torna per la 5ª volta sulla panchina del Giulianova nel 2004-2005. Lo salva nei play-out contro il Sora. Allena la Ternana in prima divisione e dopo un periodo di 4 anni come direttore generale delle giovanili dell'Aquila non resiste al richiamo del Giulianova ancora una volta in una società disastrata con una situazione disastrosa e vi resta, dopo averlo salvato, fino al dicembre 2015, quando, per ringraziamento, viene esonerato. Che ci dice Giancarlo Bulitelli più che Francesco Giorgini? Questo è il ringraziamento, no? Le persone per bene, persone di sport. Ma io dico una cosa, perché adesso nel calcio uno si sveglia, entra, fa il dirigente a modo suo, è circondato da personaggi che poco hanno a che fare con lo sport e si comportano tale, perché è inconcepibile che una persona come Francesco, dove io ho sempre rispettato la lealtà sportiva, ma soprattutto la modestia. Lui, sì, dice, lui è così da quando lo conosco. Sì, sì. Lui, cioè, dice, non è mai cambiato. Io dico che l'allenatore per me conta non tanto, non tanto. Conta il giocatore, la qualità, no. È regolare che l'allenatore deve avere la forza di creare il gruppo. E lui lo dice, non ho mai, ma mai detto no l'allenatore perché bisogna fare questo, quest'altro. E tanta gente invece si vanta con i moduli, tipo di lavoro, perché sono preparati, perché sono sponsorizzati, perché pagano determinate cose, poi non sanno niente, perché diciamolo sinceramente, oggi con l'informazione che c'è, il modulo possiamo farlo chiunque. Parleremo anche di questo in questa serata. Io sono dell'idea che la differenza la fanno i giocatori. L'allenatore è importante, però sono importanti anche i cose. L'aspetto poi umano, calpestato, che non esiste proprio più. Io ci sono capitato, lui come allenatore, io come calciatore, perché dopo ti dico anche dopo i 5 anni come mi hanno mandato via a me. Dopo i 5 anni a Teramo? Sì, sì, come mi hanno mandato via. Poi me lo dici. Dopo lo dico, tanto adesso... È passato un po' di tempo. È passato Possiamo un po' di dirlo. Tempo. Come si è comportato qualchedun altro, come qualchedun altro allenato e qualcuno ti aveva fatto fuori. Perché? Perché c'era in mezzo la politica.
e perché i Gianca, rapporti... noi qualcosina come comune denominatore, io e te in ruoli diversi ce l'abbiamo, qualche santone. Io? Sì, ma io... Che oggi non è più santone, come comune denominatore nei nostri profili professionali, io per il mio, tu per il tuo, ce l'abbiamo ed è... Sì, ma io non riesco a capire, io quello che non riesco a capire, come diceva prima Tonino, io dico, ma se una persona è per bene, si comporta bene, tutto sommato... Chi è che ha fatto dello sport ha recepito anche da allenatori, ti escono fuori sti quattro perché fanno il calcio. Ma guarda che a me due o tre settimane fa collaterato, mi ha mandato via per gli allievi regionali. Allievi regionali, ma se ti dico è meglio non voglio parlare, quello che ha detto il presidente, che perché è meglio non parlare, roba deprimente, che va cercando i risultati con allievi regionali. Ma non vi vergognate. Fermiamoci. Se noi parliamo di Teramo abbiamo dei riferimenti, se parliamo di Giulianova. Io parto da lontano perché... Poi andiamo in pubblicità e seguiremo la tua scheda, però adesso la dobbiamo chiudere su Francesco. Sì, io parto da lontano, nel senso che l'unico anno che ho giocato al Giulianova, Francesco ci aveva tanta passione perché era già un avversario ostico, perché lui giocava negli allievi. Quindi di conseguenza sempre presente al campo. Mi meraviglio che nella tua scheda hai detto cose giustissime, 366 partite, stiamo parlando di un'icona, certo. Nessuno ha vestito la maglia di Giulianova più di lui. No, nessuno. 366 partite. Non credo che ci siano 366 partite dopo che io assaporo due campionati di Serie B ad Arezzo, torno indietro e dichiaro a tutti di avere un cuore giallorosso senza trapianto. Io non farò mai il trapianto, perché lui il trapianto non lo farà, lui è giallorosso e stop, il cuore suo. Uno che allena 12 squadre che tu hai elencato benissimo, e le sappiamo le squadre. Squadre di un certo livello, perché l'Ancona, il Pescara, la Ternana, il Frosinone, Gualdo, che allora, il Brindisi, che è una grande piazza, che dopo vinse anche la Coppa Italia di C1, quindi il Brindisi, uno che ha vinto i suoi campionati, perché non il Giuliano era buono più per questo riportò, lui ritornò in un campionato, perché quell'anno eravamo anche avversari, ritornò a fare un campionato di Serie D quando aveva già fatto campionati superiori, per riportare la sua cittadina a un livello superiore, vincendo anche il campionato sia di D e sia di C2, vincendo anche a Frosinone. Per cui stiamo parlando di un allenatore che si è costruito da solo, perché arrivare in B... Ma la cosa che fa più male è... cancellare con un colpo di spugna tutto questo, secondo me senza motivi, perché aveva una squadra scarsissima lui, fino a ieri Francesco l'intelligenza Giorgini. L'intelligenza del pubblico, come sì, però l'intelligenza del pubblico di Giulianova ha dimostrato di essere affezionato, perché ieri, da quello che ho letto dai giornali, hanno fatto il coro contestando l'altro tecnico, che sicuramente io non voglio discutere l'altro tecnico, no, perché non lo conosco, però è un tecnico avviato da un'altra società, da una società nuova, da una società che subentra, cancellando quello che è l'allenatore precedente, con i risultati fatti, sapendo di avere un materiale a disposizione forse non all'altezza. Per cui io penso sempre che quando si parla sia di giocatore come Pulitelli e come Giorgini, bisogna tanto di cappello, perché noi abbiamo visto ieri, allontanato Totti a Roma, il pubblico ha gridato a Totti. Quindi queste icone vanno rispettate da tutti. Mazzone, Carletto Mazzone, non uno qualunque, dall'alto della sua veneranda età, ha ufficialmente dichiarato: Spalletti deve delle motivazioni. Deve spiegarci che ha combinato, prendendo la difesa a spada tratta di Totti. Io non entro nel merito della vicenda, dico però
che certe istituzioni, certe persone, certi personaggi che hanno un calcio forse mentalmente diverso, probabilmente riescono a leggere ancora cose che oggi la quotidianità di oggi non legge. In fondo il tema di questa serata particolare è il calcio che non c'è più. Rientreremo con Francesco Giorgini di sicuro e con la scheda su Tonino Valbruni dopo il primo intervento pubblicitario. Ho sforato già. Eccoci nuovamente in studio e in diretta con tre icone del calcio teramano e giugliese, e le stiamo un po' sì analizzando loro, ma stiamo ripercorrendo tappe di ieri e di oggi, insomma di quelle che ci riportano ad un calcio che noi rimpiangiamo e che crediamo di aver smarrito, probabilmente anche per sempre. Francesco, io qualcosina l'ho detta, e l'ho detta da teramano, neanche da giugliese. Grazie. Mi immagino a Giulianova i miei colleghi come l'abbiano vissuta questa cosa. Vabbè, io questo non lo so, penso che un po' tutta la piazza sono rimasti un po' male, penso. Che non è che solo nei miei confronti, Peppe Tortorici, su Pagliaccetti, sul dottor Rota, su Chiavette che allenava i portieri, e alla fine anche un dirigente, Guido Baldi. Ma la cosa più no che ci sono rimasto, perché nel calcio ormai ti si può aspettare. Non ti stupisce più niente. Quando sapeva che forse che c'era questo passaggio di società, ma non so se c'è stato, non so nemmeno chi sia questo personaggio, io dicevo sempre a Pagliaccetti e a Peppe Tortorici, attenzione che non si sa mai, magari arriva qualcuno e può darsi che ci mandano via. Io su certe cose, come diceva Giancarlo, sono preparato perché sono stato pure in giro, ho fatto l'allenatore, quindi te lo puoi aspettare di tutto. L'unica cosa è che all'inizio di stagione, giustamente come diceva prima Tonini, abbiamo accettato la situazione perché mi chiamò l'avvocato D'Antonio, c'era i due fratelli Mattucci, Peppe Piga, era di Pamela. C'era molta giuliesità. Giuliesità, di sfrangiata da Cinamano. Che non ti sei sentito di dire di no. Di no, anche perché io lo dissi, vale, se Renisi carriera non l'avrei accettato, però cerchiamo piano piano di ripartire, se c'è la possibilità può darsi andando avanti che possa e hai salvato il Giulianova. E questo fu l'anno scorso, l'anno scorso. Però quest'anno è successo questo fatto qua, e io disse vabbè, mo parlo con Tortorici, con gli accetti e cose, e riparti con grandi problemi, perché alla fine qua di ragazzi e di cose. E dopo si parlava, l'unica cosa che dopo ci fu, prendemmo il mediano Straccia e io di Pellecchia, e dopo venne fuori che c'era un nuovo ingresso di questo tipo di Pescara. Mi chiamò una volta, andai a parlarci, e noi facevamo parte di questo progetto, parlava di tanti giocatori forti. Vabbè, secondo me è una squadra che va rinforzata, perché ho fatto il campionato l'anno scorso. Lo conosco abbastanza bene, però come dice Giancarlo, alla fine il giocatore ce l'ha. Quindi va rinforzata perché è una squadra. E allora si parlava di tanti giocatori. Io dissi che si serviva sicuramente un attaccante, perché noi in quel periodo avevamo solo Di Stefano, un ragazzo che alla fine, con tutti i limiti, però un ragazzo eccezionale, si impegna, però ci stava dei limiti. Gli attaccanti, centrocampista e difensore. Insomma, sì, si parlava allora, questo non viene, quello non viene, insomma, non lo fa lungo a livello di giocatore, andate a finire come andate a finire. E ci fu il primo silenzio stampa. E io già, quando uno ti impone certe cose, non è che... Ti ci trovi tanto bene. Non mi ci trovo bene, come la pensa Giancarlo e Tonino, siamo abituati in altri modi, non fa in certe categorie, immagino. Però per la prima volta ho detto, lasciamo perdere. La seconda volta invece, quando si sentono stanno, ho detto, ma vattene, io parlo per chi mi pare, e finì la storia. Perché mai è successo a Giulianova negli due mesi più due silenzi stampa, più silenzi stampa che punti c'era, mi sembra il Real Madrid. Arrivato a un certo punto, siccome ho sentito l'intervista che ha fatto, mi sembra, ieri? 15 giorni fa, no, 15 giorni fa,
che ha pagato a tutti, tutto a posto, non è vero. Non so se lui è il presidente, perché io sinceramente con questa società ancora non ci ho capito niente, se è lui o meno, che in questa categoria c'è il rimborso spese, non lo so. Non è vero che tu abbia percepito il tuo rimborso spese, se dici allora, che non è vero. Perché io l'anno scorso non prendevo niente, quest'anno ho detto, siccome faccio trasferto con la mia macchina perché mi ha fatto l'aria condizionata, almeno i soldi della e va bene. Bella questa. Ho preso la... No, ma io dico quello che penso che mi conosce, potete informare, c'è l'avvocato D'Antonio, quindi. O se no. Pure a te ti dà fastidio l'aria condizionata. Sì. Io devo andare per forza con la mia macchina, a spese mie, quindi. Però quest'anno io disse, almeno sta a posto. E mi sembra che l'abbiamo. Prima che entra. Non so se questo è entrato, fa parte della società, abbiamo preso una volta o due. Vabbè. Dopo sono entrata questa nuova società, siamo stati esonerati. Benissimo, Pagliaccetto un giorno chiama in sede per il rimborso spese. Un suo dipendente disse che nei dilettanti succede che uno non prende i soldi. Angelo, vabbè, disse una cosa un po' pesante, pure lui un tipo un po' messaggero. Lo conosciamo. Dopo un po' di tempo, 15 giorni fa, mi sembra, settimana fa, questo fa un'intervista. Che ha pagato tutti, il giocatore mi risulta, a parte a me non è che mi interessa molto, che hanno preso metà stipendio a dicembre, però non mi interessa questo. Noi non siamo stati pagati, mai. Pagarono tutti, a noi quattro no. No. E lì, ma, no per il rimborso, perché io l'ho detto. No, per dire le cose come stanno. Per dire le cose come stanno, se no deve venire con me, cos'è parliamo? Perché io, quei soldi là, noi facciamo l'avvertenza. A fine, si fa a fine anno, non lo so, io, Pagliaccetto e Tortorici. E ci sta Chiavetta, penso, facciamo sicuramente l'avvertenza. Io, quando prenderò i soldi, metà lo darò in beneficenza, perché... Per questo motivo, però per una questione di principio. Di principio. Perché arriva un, non so, ho detto se questo è un presidente, non lo so, a me non mi interessa, ma la cosa che mi viene da ridere è una cosa sola, che la squadra era forte. Era forte. Allenatore. E in più forte. Avevamo perso il controllo dello spogliatoio. Aspetta, ti parlo di io, Tortorici, Pagliaccetti, gente che... Che non pensa che un giocatore. Spogliatoio un po' c'ha avuto a che fare. Ma a parte tutti i ragazzi. Ma che alla fine il tuo allontanamento non arrivò dopo la partita persa a Pesaro? Penso che vincevamo 1-0 dopo. Fino alla fine, cioè, poi fu persa e quindi, tempo, quel fatto là. È finito. Incredibile. Allora, vabbè, ma a parte. Però ci sta da chiarire questo fatto qua. Quindi lui, inutile che dice non ha pagato niente. Non è vero che ha pagato tutto. E dopo, aspetta, ho fatto chiamare a mia figlia. A lui per telefono per dirgli di noi, lui ha risposto che noi ci dovevamo rivolgere ad Antonio, sembra che noi facevamo parte di un'altra società. Ma scusa, questa società mettetevi d'accordo di chi è vostra. E quindi solo sto fatto. Dopo, beh, poi, non è cosa siamo. Da poco, non è cosa da poco. Ma no, la verità è questa, bisogna dire. Dopo noi vedrai che queste dichiarazioni rimbalzeranno, arriveranno, sì, ma ci diranno. A me di quello che pensa lui proprio non mi interessa niente, perché lui con Giuliano non c'entra proprio niente. Allora. Adesso è il momento di Valbruna, è un po' in ritardo, però io oggi nel ricostruire qualcosina, sì, ha detto cose importanti. Cose interessanti, sì, e giuste. Nel ricostruire ho scoperto una cosa che non sapevo, adesso la dico nel servizio perché sta cosa non la sapevo. Vediamolo. Antonio Valbruni, Terebano Docca, allenatore da tempo immemore ed artefice di 10 campionati vinti nei dilettanti. Un po' tutti, insomma, gli riconoscono il ruolo di mister tra i mister, senza dimenticare che è il terzo capocannoniere di sempre con la maglia del Teramo ed è l'unico calciatore teramano convocato con la nazionale dilettanti con la quale mise a segno 6 reti in 8 partite. Una di queste, nel lontano 1970, permise di battere la Grecia a Firenze e di qualificare gli azzurri ai campionati europei. Non tutti ricordano, o molti non lo sanno, che in quella circostanza la federazione, per premiare il giocatore e ringraziare la sua società di appartenenza, ammise l'Unione Sportiva Teramo, allora militante in Serie D, in Serie C,
per meriti sportivi, nonostante avesse perso la doppia finale spareggio con il Città Sant'Angelo. Da anni Tonino Velbruni ha messo a disposizione della stampa le sue esperienze e competenze sportive, lo si vede spessissimo in TV e da qualche tempo cura anche una rubrica sul quotidiano teramano La Città. Il Teramo si è ricordato di lui quando nel 2008 ripartì dalla promozione. In qualche maniera la rinascita è coincisa con la sua conduzione tecnica, perché il campionato fu ovviamente stravinto. Nonostante alla prima sconfitta, proprio a poche centinaia di metri dai nostri studi televisivi, dopo una serie di vittorie interminabili fu addirittura messo in discussione dal suo presidente. Il pallone era già avviato in una triste parabola fatta di irriconoscenza e di decrescita globale, ma graduale, sviluppatasi sempre più nel tempo. Ecco quindi che Tonino Velbruni è anche tra coloro che sapranno valutare cosa e perché del calcio appartenga oramai al solo passato. Purtroppo lo aggiungiamo noi. Giancarlo sapeva dei meriti sportivi riconosciuti al Teramo grazie a lui. Io non l'ho scoperto stamane. No, infatti lei l'ha detto più volte, era stato scritto su qualcosa. Fu una promessa nella cena, in una cena con la federazione. Tu immagina come si andava avanti prima. No, si usava. No, per dire che no, tipo di rapporto. Si usava fare una cena, sia la Grecia e sia noi, prima della partita, quindi sarebbe il sabato, con tutti i dirigenti federali. Prima di sera io avevo notato. Dirigenti federali, e lì il buon Franchi, ci stavamo io e Profeta, e il buon Franchi ci disse, dice, se domani il tuo ragazzo segna, ci stava addirittura Trapani e Novara che avevano fatto la domanda di ripescaggio, se riesce a sapere, noi facevamo le qualificazioni europee, se lui segna, dice, io vi prometto, io a 10 minuti alla fine fui fortunato. La mettesti dentro. Corso in tribuna verso dove stava Profeta a dirgli che noi... Che era più contento di te, Profeta. Ci mancherebbe. Sì, bei giorni. Tu immagini che andammo... Era il 1970. Il 1970 andammo con la Maserati, io andai perché Profeta venne dopo, con la Maserati di Ferraioli, scoperta, si metteva la cuffia allora... lungo le strade, perché quello correva. Entrammo a Coverciano con sto macchinone, ci aprirono le porte, pensavano che era un presente senza soldi. Tonino era uno scatto bruciato. Tu te lo ricordi in campo? Perché io lui quando venne Giulianova, io iniziavo con gli allievi e il giovedì spesso mi capitava, lui era, era il ragazzino, lui era uno scatto impressionante. Sì, dicono di te questo. Lui come esterna. Ma tutti forte, i piccoli sono quelli di Ruffa, no? Io è normale, ragazzino, però lui ci sono 6 anni di differenza tra voi due. Sì, ma Però lui era. Era difficile superarlo. Già. Stai a scherzare? Era già. Lui pure era velocissimo. No, ma poi era, diciamo, ragazzo degli allievi, però era già formato. Strutturato. Strutturato bene. Tu no, Giancarlo... io scusi, il fatto prima, come diceva Giancarlo, il fatto della cena, prima si usava. Allora, un derby, quando c'era pure i derby, no? Sì. Gli 9 d'era, ma a parte tra il rapporto da amici di strano, un derby, non mi ricordo, io ritornai dal militare da Roma, stavo al centro atleti, il venerdì, mal di denti. E quel periodo per noi c'era il dottor Granata, grande tifoso del Giulianova. Disponibilissimo. La sera vado là, un dolore di dente, porco qua, porco là, lui, abbiamo il derby. E c'era un altro tifoso pure doc del Giulianova, Gerardini Alfredo. Il papà di il Franco. Il papà di Franco Gerardini. Di Tito, di Vito. Ok. Allora disse, compa Alfredo, telefono a Beccacci, a Carlucci, che stasera è il combattere Profeta, con essenza, prima del derby c'era la cena, quindi c'era un rapporto di stile, capito? Vero, capito? Posso raccontarvi che io ho avuto il piacere, forse
eravamo alla fine di determinate cose belle del calcio, ma alla vigilia di un derby Giulianova-Teramo che si giocava al Fadini, e io in una trasmissione televisiva ospitavo Gianni Simonelli e Aldo Mazzalorso, che erano i due allenatori, andammo assieme alla fine della trasmissione a consumare una pizza in un locale teramano, proprio un segno del rispetto. Ma stiamo parlando di oggi è impensabile che si possa arrivare a determinare una situazione di questo tipo. Chi non è più giovanissimo, e io purtroppo non sono più giovanissimo, avendo conosciuto un altro tipo di approccio con gli allenatori, con i giocatori, col modo di operare, sinceramente, se mi dedico al calcio dilettanti oggi, perché quello faccio, è solo perché amo il calcio e ritrovo qui certe cose che ho conosciuto nei professionisti, ma che ho perso. Ecco perché ho pensato a voi stasera, a parlare di un calcio che non c'è più. Ma anche lì, si parte, adesso si parte. Parlo di dilettanti puri, promozione, anche prima categoria. Dai settori giovanili, che già sono problematiche, ragazzi che tu neanche puoi immaginare, ragazzi che quasi ti vengono sotto per litigare. E il problema, chi è che la valla? I genitori, qualche dirigente. Siamo arrivati a questo punto. Non c'è più rispetto, non c'è più rispetto. Poi quello che dicevamo prima, l'atteggiamento delle persone che sembra che ti voglia buttare lì come uno straccio. Senza, no, questo è la cosa più deprimente che possa esistere. Ma poi società che non sfruttano, diciamo, la competenza e l'esperienza di gente che sa di calcio. Il Bayern Monaco, tutti quelli che hanno giocato. Io non credo che se... Insomma, io qualche nome devo farlo, perché sennò poi non voglio fare il diplomatico, ma fino a un certo punto. Cioè, io ho visto giocare Di Massimo, che oggi è con la Juventus, a 16 anni in promozione, e ho parlato con tutti i miei amici nel calcio, quindi a Teramo, a Giulianova, a Pescara, cioè dovunque ho conosciuto, ho detto: guardate, c'è un ragazzino che è bravo. Bravo, sì. Ed si vedeva, il giocatore si vede quanto è bravo. Nessuno l'ha visto. Fino a che non è andato a firmare 4 anni con la Juventus, e gli auguriamo le migliori cose. Ma non è l'unico. Girando in questi campi di giocatori bravi, ce ne sono. Non vedo un referente dei nostri club in giro, e vedo persone come voi che magari la domenica si occupano di altre cose. Questo è grave. Ma è cambiato, mentre prima si andava in giro a fare una disamina di una gara, disamina di qualche giocatore, no? Tu andavi là a visionarlo. No, oggi si fa tutto per telefono. Quello ha detto che, perché Teramo manca. Collaboratori. Ma neanche Teramo l'altro anno ha preso dei giocatori che neanche conosceva. Neanche li conosco. Cioè, ci sono. Però società... ha ragione lui, io sono d'accordo con lui. Quando lui dice, con un po' di intelligenza, sfruttare le professionalità, lui non dice le mie, le tue, le sue, dice le professionalità in generale, che ci sono in giro, è veramente sinonimo. Ma il Di Massimo che va alla Juventus per meriti suoi non riesce ad andare in questa società del circondario, perché se Di Massimo gioca a Teramo o gioca in un'altra società, bisogna essere chiari, deve portare soldi, deve pagare chi lo porta lì. Queste sono cose reali, perché io ho parlato con i genitori di Massimo, il quale mi ha detto appunto queste cose, che loro, una famiglia normale, diciamo, normale, che non poteva, diciamo, permetterselo. E vediamo che anche ieri, la domenica scorsa, ha segnato, ieri addirittura calcio di rigore, ieri calcio di rigore grosso, l'allenatore della Juventus gliel'ha fatto battere a lui, quindi c'ha già delle responsabilità abbastanza, ed è considerato che battere il rigore con la primavera della Juventus non è da tutti. No, non è da tutti. Marco, io so che tu hai registrato un paio di sms, li mandiamo in onda sicuramente. Voglio ringraziare anche chi ci fa complimenti, e lo ringrazio senza far vedere il suo messaggio, però, perché insomma chiama in causa altre testate, e questo a me non va. Quindi prendiamo questi due messaggi, poi andiamo in pubblicità perché abbiamo da dirci altro. Allora, un saluto a Paolo,
il presidente e a Stefano il direttore di Sant'Omero dal 64022. Giulianova, sinceramente mi rimane difficile interpretarlo, nel senso che l'ho letto, forse chi deve capire capisce, noi riceviamo molta posta sul campionato di promozione. Se tu mi segui Giancarlo, io sono già contento. Bene. E quindi magari qualcuno avrà scritto anche prima. Infatti questa settimana credo che c'hai parecchio da lavorare, no? La prossima. Allora, sono tifoso del Teramo, ma come si fa ad appoggiare un presidente che spara a zero verso un professionista come Vivarini? Mister, come fai a resistere? Allora, questa è una considerazione, perché ieri Campitelli ha perso la partita e quando perde Campitelli va fuori di testa, nel senso buono del termine, nel senso che non si controlla. Sanguigno, dai. Sanguignissimo. E Vivarini, ancora una volta, tra gli altri, viene messo sulla graticola. Ora, sinceramente, no? Cioè, ma io so che Vivarini, il Carpi ha perso tante partite, il presidente non è mai, se non nel chiuso dello spogliatoio, il Frosinone Stirpe, presidente del Frosinone, signore, non è mai intervenuto quando Stellone ha perso una partita. Io penso che questa maturità, se non avviene in un campionato professionistico, non avverrà mai. E qui siamo vicini al professionismo che autentico. Io la vedo così, il martedì nel chiuso del mio spogliatoio, giustamente io sono il proprietario di una società, mi faccio sentire dopo una prestazione così deludente, è un suo diritto, ma non esternare pubblicamente la professionalità di un tecnico che peraltro è stato confermato. Guarda che il telespettatore, la domanda che faceva era una domanda intelligente, perché poi è vera un'altra cosa, adesso ce ne andiamo in pubblicità e poi ripartiremo da questo interrogativo, è vera un'altra cosa, cioè in Italia da lustri non si dimette più nessuno, no? Perché se tu ti senti ingiustamente sulla graticola puoi anche dire, sa com'è presidente, grazie e arrivederci. Non parlo di Vivarini, parlo di persone che potrebbero, se volessero, dimettersi, ma in Italia però alla fine però non si dimette mai nessuno. Sinceramente, uno che allena il Lega Pro non è che prenda chissà che cosa, no? Che prenda, giustamente lui sta a lavorare qui. Lui sta a lavorare, che faccio io regolare come si. Gianca, se, questa lo è l'altra, so che è rovescio della medaglia. È difficile. Ci sta chi per un attimo le mette da parte queste cose. Io mi ci sono rovinata la carriera per mandare a quel paese qualcuno. Anch'io. Cioè, quindi, io me ne sono accorto che ce l'aveva con me, alla fine tu ce l'hai con me, vattene, a Romana proprio. Giustamente, sono considerazioni, ci ha incontrato 2-3 anni, non lo so. Da un lato, che fai? Te ne vai? Sì, se non mi trovo bene, perché sono anche certo che la squadra l'anno prossimo me la scelgo, perché stiamo parlando di un allenatore bravo. Sì, però non è facile trovare però squadra. Lì sai che succede? Che se io mi dimetto sapendo di aver fatto 6 risultati utili consecutivi e ho perso una partita, dimostro che il mio lavoro che ho fatto non l'ho saputo fare. D'altra parte può succedere. Sì, ma non può essere che se io perdo una partita dopo 7 partite no, mi devo risentire. Non è la prima volta, quest'anno è già successo, è successo anche in passato, cioè voglio dire. Lì si fa solo il male della squadra, perché si sente talmente. Io ho sentito diversi commenti fatti, diciamo, interviste da Vivarini, dove è appoggiato anche dalla squadra. Quindi il tecnico si deve mettere, quando non ha più il polso della situazione, che i giocatori non lo sopportano più. Ma il momento in cui i giocatori sono dalla tua parte, secondo me si ottiene il risultato. Lo scivolone può nascere. Fermiamoci, pubblicità, rientreremo, abbiamo anche un servizio da mostrarvi e altro da dirci prima del rush finale.
Poteva essere la giornata dell'allungo, se non decisivo, ma importante in testa alla classifica. Diventa una domenica complicata, nella quale il Pari, contro l'ultima della classe, arriva in zona Cesarini e su calcio di rigore. Oltre all'incertezza, il girone A di promozione Abruzzo dispensa sorprese a ripetizione. L'esempio classico arriva nel match nero-stellati Poggio-Parisciano. La prima contro l'ultima, ne esce un 2-2 che ridà invece slancio alle inseguitrici che si avvicinano alla vetta. La 24esima giornata infatti diventa propizia per Ponte Vomano e Virtus Teramo, entrambe vittoriose in trasferta che accorciano a meno uno dal vertice. Successi pesanti per le due squadre, impegnati in veri e propri scontri diretti. Il Ponte Vomano passa a Mutignano, che in questa fase sembra segnare un tantino il passo. La Virtus Teramo invece piazza un colpo importante sul difficile terreno del Castellalto. Classifica nuovamente rivoluzionata, dunque, con il Sant'Omero, che prende un pari comunque importante a Luco, campo mai semplice, e il San Gregorio, che si riscatta dopo lo stop in Vibrate e fa valere il fattore campo, superando in una girandola di gol ed emozioni il Fontanelle. Situazione complessiva in ogni caso che non muta, visto che sono sempre 8 le formazioni nella parte alta della graduatoria, racchiuse in appena 4 punti. Vietato fare previsioni, anche perché si rischia seriamente di essere smentiti la domenica successiva. E domenica altri due scontri diretti in alta quota, Ponte Vomano Nerostellati e Sant'Omero Mutignano. La squadra della domenica però è con ogni probabilità il controguerra, che dopo il caso Nardini, tecnico esonerato e giocatore in ammutinamento fino a giovedì, torna al successo dopo una lunga astinenza contro il Real Carsoli. Vittoria salutare importante in chiave salvezza con il nuovo tecnico Di Giacinto in panca. Vince la paura in altri due scontri diretti in bassa quota. Finiscono senza reti Notaresco Calcio Giulianova e Colonia Tossicia. E domenica va in scena una sorta di spareggio, salvezza tra Calcio Giulianova e Controguerra. Eccoci nuovamente in studio e in diretta. Non sono riuscito a dire ai miei ospiti, graditissimi ospiti, Francesco Giugini, Giancarlo Buritelli e Tonino Valbruni, che di colpo è impazzito il nostro centralino. C'è chi vuole intervenire telefonicamente, non sappiamo chi sia, ma ha lasciato il numero, Marco proverà a contattarlo. C'è il presidente dell'associazione allenatori che scrive, è un romanzo, non sono riuscito a leggerlo. Quindi praticamente noi questa parte finale della trasmissione riusciremo a coordinarla con la nostra regia per cercare di capire eventualmente chi è che vuole intervenire, cosa deve dirci ovviamente, e contestualmente leggere anche qualche messaggio. Però appena la regia è pronta può intervenire su di noi. Noi riprendiamo da dove avevamo lasciato in attesa di queste novità nel rush finale della nostra trasmissione. La cosa ci fa piacere, anche perché siamo in diretta con un partitone del campionato di Serie A, c'è chi ci preferisce, quindi Tony, tu che sì, non ti sei mai abbattuto peraltro di fronte a iniziative di questo tipo, tu che sei un professionista nei dilettanti e che hai giustamente rivendicato situazioni che nel calcio di oggi con voi c'entrano ancora poco. Giancarlo, quali sono le tue riflessioni a questo punto della trasmissione, in attesa di vedere cosa hanno da dirci? Ma riflessione, credo che abbiamo detto un po' tutto di quello che è cambiato nel calcio. Prima, diciamo sinceramente, il dirigente o il direttore sportivo, o come si vuol dire il direttore generale, erano degli amici. Oggi si svegliano un presidente e dà l'etichetta direttore. Sono tutti direttori. Ci fosse un manovale, ci fosse un muratore, tutti direttori. Il problema, quello che diceva anche Tonino prima, è che questi direttori nella vita, parlando sportivo, non hanno fatto mai niente. E poi capitano magari situazioni delicate nelle società, perché può capitare che non è detto che l'allenatore è sacro, che possa decidere anche lui. Quelle che sono importanti sono anche le persone che ci avvicinano, i collaboratori e tutto, no? Io credo che grosse società, se andiamo a vedere, hanno sempre vicino un allenatore, uno o due, dove si rapportano, sono magari ex colleghi di squadra. Qui non è così. Da quello che vedo in tante società si sveglia, come ho detto prima, e qualcosa, quando capitano situazioni delicate, gli allenatori, giustamente quello che dico io,
rimane anche un po' difficile uscire fuori da certe situazioni, magari quando sono additati, le prendiamo al caso Campitelli, una cosa un'altra, e l'allenatore è difficile che faccia una scelta. Se ero io, come ero prima, non ci pensavo due volte. Appunto, insomma, cioè... No, ma oggi come oggi, prima era facile trovare squadra, sia allenatori, oggi no. Oggi abbiamo detto che incidono tante cose, incidono, non basta essere solamente cose. Bravi o avere alle spalle un bel palmarè. Ma si rimpiange il periodo nostro. Intanto mandiamo in onda, ecco, grazie alla regia. Allora, sentiamo spesso di presidenti che guardano ai propri interessi. Non generalizziamo, per favore. Quello che sta accadendo a Santomero è una favola bellissima e non a caso c'è un vero presidente che sa fare il dirigente con gli attributi, così come lo faceva quando era presidente all'Istituto Comprensivo di Santomero Nereto Torano. Grande Biancucci, sicuramente farai benissimo anche nella tua Palmense. Una vecchia insegnante che ancora ti guarda con ammirazione. Ma io sinceramente prendo atto di quello che l'insegnante ci sta scrivendo e dicendo, ma noi stiamo facendo un discorso forse un po' più ampio, non sicuramente limitato, ci mancherebbe, alla Palmense. Anzi, abbiamo detto forse qualcosa di diverso, abbiamo provato a dire qualcosa di diverso, cioè che nel calcio dilettanti le situazioni magari sono un po' migliori, senza additare nessuno ovviamente. L'AIAC regionale e provinciale, nella persona di Lucio De Iulis che scrive, consigliere regionale e provinciale, si complimenta per aver invitato in trasmissione tre veri mister, o meglio tre veri uomini. Questa è una cosa sicuramente positiva. Sottolineo la sportività di Francesco Giorgini, che più volte da me cercato non sono mai riuscito a parlarci, dice il mister, il presidente. Da voci vicine a lui fatemi arrivare che lui non farebbe mai una cosa contro il Giulianova. Onore a te mister, ma come associazione non possiamo accettare che nella trasmissione di ieri sera di un'altra televisione, il TV6, il presidente parlava di rispetto, il presidente del Giulianova, andiamo avanti perché questo è lunghissimo credo, e quindi ci sarà sicuramente un seguito. Ieri sera si parlava in questa intervista che io ho visto a tarda notte, sì, in replica, sì, nella, sì, del collega Jacopo Forcella, sì. Nel corso della quale il presidente se la prendeva molto con la curva o con i ragazzi della curva che si rifiutarono di applaudire quando la squadra è andata sotto per salutare, sì, questi si sono girati e sono andati via. Io credo che il pubblico sia sovrano sempre. Posso capire l'amarezza del presidente, posso capire meno un'affermazione che mi è rimasta impressa e che diceva: se ci salveremo ci ricorderemo di queste cose. Ecco, questo bello a me non è sembrato, e con ogni probabilità era veramente da interpretare. Sai presidente, inizia lei nel rispettare i ruoli, dice questo signore. Continuare a chiamare il signor Gelsi mister ci sta arrecando non pochi problemi. Anche al signor Gelsi voglio rimarcare che un vero mister non farebbe delle interviste del genere. Qualcuno oggi piange per la nostra vittoria, chiediamo rispetto per la categoria. Perché narrano le cronache, sono il primo a chiedere scusa se dico stupidaggini, che Gelsi vada in panchina perché c'è Pisano alle sue spalle, che non sia abilitato a farlo l'allenatore, questo non sia iscritto, questo è quello che mi dicono, potrei dire stupidaggini, ma insomma il presidente dell'AIAC dice questo. Autonominatosi presidente il signor Serraiocco, senza naturalmente averne titolo, dovrebbe cortesemente cercare di sparare meno cose così. Questa è una squadra già retrocessa purtroppo, e lui e il clan dei pescheresi spariranno lasciando una montagna di debiti, scrive Massimo da Giulianova. Questa è un'idea sua, Massimo, io la regia gliel'ha passata così come lei l'ha scritta, ovviamente noi abbiamo riferimenti relativi a questo. Allora, Giorgini, secondo lei Davide Di Pasquale può avere prospettive per un futuro professionista? Un saluto ai miei grandi amici Giancarlo Pulitelli e Tonino Valbruni, icone del calcio abruzzese e italiano addirittura, scrive questo tifoso. Marco, non credo che possiamo prenderne tanti altri perché siamo sul finire della trasmissione, abbiamo tutti i gol ancora da mostrare.
Siete tutti caduti dalle nuvole su Gelsi? Ma niente, di Gelsi saprà lui se ha il tesserino, se va in campo. Evidentemente l'associazione allenatori sa come comportarsi di conseguenza, perché... Questo è quello che narrano le cronache. Io l'unica cosa che posso dire... Come fa per Becchino? Non lo so, non ne... C'è solo un modo. No, come dirigente accompagnatore. Basta vedere le distinte... Si vede se è dirigente. O entra come dirigente accompagnatore. Io so che aveva una scuola calcio, non so, in... In cosa? In America. In America, insomma, queste sono le notizie che... Io l'unica cosa che so è questo, che evidentemente il pubblico di Giulianova non accetta questa situazione perché porta rispetto a un tecnico che ha dato tanto. Per cui, se questa società, diciamo, affonda... Benissimo. Evidentemente dopo non si può di nuovo rivolgersi a Giorgini per cercare di riportare su questa squadra, perché anche all'interno evidentemente doveva essere sostenuto da quelle persone che lo conoscevano da tanto tempo. Quelle persone forse che lo conoscevano da tanto tempo hanno cercato anche di portare avanti un discorso diverso, e alla fine i risultati sono questi. Io dico sempre che portare rispetto a Giorgini, che ha accettato situazioni capestro come quella di fare un campionato in una situazione economica e non essere retribuito per cercare eventualmente di salvare l'onore di una società così gloriosa, non fa onore sicuramente, e i tifosi questo l'hanno capito, perché se continuano a contestare evidentemente sono legati a quei ricordi che questo allenatore gli ha dato in passato. Recenti poi, non è che tanto... Io la vedo così, dopo ognuno rischio fa le proprie valutazioni. In questa situazione io da persona, fossi un presidente, non avrei mai fatto un passo del genere, soprattutto sapendo l'affetto che hanno nei confronti di Francesco. Sarebbe stato un passo. Cose giustissime. Però oggi come oggi il Dio Denaro riesce a far tutto, perché sinceramente non credo che la società di Giulianova, io non voglio entrare nei meriti, però qualcuno poteva dire: ma che cosa state facendo? Oh, quando è così, calcio è questo. Io te l'ho detto che mi è successo a me. No, te lo stavo per chiedere, perché allora, siamo in conclusione. Dopo i cinque anni a Teramo non mi va senza fare nomi, stavo da Barfumo, avevo fatto l'ultima go io, tutto quanto, avevo fatto 8 go con una frattura, con otite e con una frattura, ecco, naso rotta per loro. Passa un dirigente, così riesco a tirar fuori. Dice, Pulite, devi venire in società. Ho detto, guarda, stasera c'ho da fare, non posso venire. No, devi venire subito. Ah, lasciami perdere, facevo io, scherzando, no? Ma sempre scherzando, ti va? Dico, no, vabbè, sono andato su, tutto quanto. Dopo 5 anni. C'erano 10 dirigenti e una persona mi dice... Dice, Pulite, tu devi andare... A Romano lo dì. Devi dirlo come ti senti. Io mi sento bene a dirlo. Dice, tu devi andare a fanculo. Siamo fuori fascia protetta. Allora dice, tu devi andare a fanculo. E vabbè. Ma dico, possibile che vada sempre da scherzare. No, tu devi andare a fanculo. Vai a fanculo qua, vai a fanculo te, vai a fanculo là. Niente, dice, te ne devi andare via. E alla fine tu mi stai a scherzare o la verità? No, la verità. Vabbè, capito che te ne fa arte, fermati, ma basta, qui va a fanculo. Me l'hai detto 3 volte. No, 10 volte. 10 volte. Allora, fanculo ci andate tutti quanti in diretta proprio, fatto io così, ho fatto. Allora, adesso mi date i soldi, mi date la lista e tutto qua. Io i soldi non me l'hanno dati, mi hanno dato la lista, sono dovuto partire la notte perché scadeva per lo svincolo a Firenze. Questo è stato il ringraziamento.
ti giuro su papà e mamma che mi sono portati qua, mio padre e mio padre stanno qua con... Poi non parliamo di altre cose, quando si è vinto il campionato, chi è che ha aiutato? Giancarlo Pulitelli, sponsorizzazioni, una caterba. Alla fine mi ero trovato fuori io, capito? Come funzionava? Fuori facevo il secondo, gli amici, ma quali amici? Infatti non c'è un amico. I tuoi amici sono la città di Teramo, sì, non sì, sono sì. I anche determinati personaggi. No, la città di Teramo. Perché sorridi tu? Perché Teramo no, conosce ma bene. Penso a Giorgini, è successo diciamo un episodio, a Giancarlo è successo un episodio, ma io penso a che... Pure a te è successo. A me mi è successo pure, perché è bello raccontarlo perché... È passato del tempo e poi state ultima qua un partita, po' anche per ultima questo. Partita di campionato, noi dovevamo giocare contro la Civitanovese, se vincevamo ci salvavamo, se invece pareggiavamo o si perdeva noi retrocedevamo. Questo è l'anno che venne della penna. Di conseguenza io ero il capitano in quel periodo. Andai in società perché spinto anche dai giocatori, erano 4 mesi di stipendio che non si prendevano, 4-5 mesi, stavano molti giocatori di fuori, Bertucco, giocatori che vivevano col calcio. Io andai lì in società e dissi: guarda, domani è una partita fondamentale, non dico a noi locali, Teramani, ma però chi sta agli fuori? Altri, non faccio nomi perché purtroppo non c'è più, disse... dice sì sì, non ci sono problemi, furono pagati gli stipendi, due stipendi, fortunatamente noi vincemmo quella partita, ringraziando Dio segnai pure io, a ottobre, agosto, settembre in preparazione, mi disse trovati la squadra, io ci ho conservate, non le tiro fuori perché ce l'ho in tasca ancora, 3 cambiali, da 400.000 lire, stiamo parlando del 400.000 euro. No, 400.000 lire, stiamo parlando del 70, che mi posso incorniciare. Bello. Fortunatamente trovai una società che me li diede. E continuasti. E continuai, anche, e mi fruttò anche perché dopo l'ho rivenduto questa lista e ho preso 4 volte di più. Però ho pagato 1.200.000 lire al Teramo con i soldi che mi aveva dato la società dove andavo a fare, dove andavo a giocare. Per cui i ricordi, i tifosi di oggi non possono capire i sacrifici che abbiamo fatto noi, però oggi funziona così. Francesco, tu col calcio hai chiuso? No, assolutamente. Bravo. No, bravo. Io non è che ho chiuso, anche perché se me l'avessero fatta la società di Giulianova, questa persona non mi passa minimamente, non lo penso per niente, anche perché io penso che, come diceva loro, io alla base di tutto ho cercato di comportarmi sempre correttamente, specialmente, ma non solo con Giuliano, penso l'ho fatto in tutti i posti, ho cercato sempre, come diceva Giancarlo e Tonino, di lasciare un bellissimo ricordo in qualsiasi posto sono stato, ma a parte come allenatore anche come persona, io penso che posso essere antipatico a qualcuno, però mi comporto sempre correttamente. Secondo me non sei antipatico. No, dico, però come quando io dico il fatto tra Teramo e Giulianova, io l'ho detto sempre, è normale, io sono giuliese, però gli amici più cose ce l'ho a Teramo, la stessa cosa. No. Io ti posso dire, a me quella che mi manca del calcio, veramente, vado a vederlo, non mi diverto. Ma se ci fosse Teramo o Giulianova, oppure qualche altro limite, lo fa di qua. Allora regolare che fosse un campionato diverso. Però io dico la verità, io sono stato sempre, non sono stato mai il tipo magari che ha fatto il Teramo, no, magari il momento che ci giocavo, dopo lo sai, gli amici più cose ce l'ho a Teramo, però così. Il bello è quello. E quindi per quanto riguarda il discorso che dicevo prima, io con Giulianova il rapporto è viscerale. Normale, io non è che sono allenatore, io sono tu esci e stai lì. Ah, io sono Giulianova, ma anche perché per me Giulianova era tutto. Ma ti posso dire? Senza anche a livello, come diceva da giocatore, a parte la parentesi di Arezzo, che mio padre non era entusiasta, perché mio padre lavorava al distretto militare di Teramo, del calcio zero,
E quindi quando ritornai a Giuliano, lui è la persona più felice, perché io andai a lavorare in laboratorio di analisi per 7 anni e giocavo, perché prima, sa, era importante per l'avvenire. Il lavoro. E il lavoro. Quindi io Giulianova l'ho fatto, ma non è perché sono stato spinto dalla tifoseria, perché io sono proprio giugliese. Quindi tu dici, adesso, chiunque nei miei panni l'avrebbe fatto. L'avrebbe fatto, sono convinto. Dopo darsi chi più chi meno, sicuramente. Certo. Però io una volta, penso nel 66-67, mi feci una settimana di ospedale per venire a partire, mi bruciai lì una gamba, una settimana all'ospedale per Giuliano, nessuno, però mi sono fatto in quel modo. Ritornando ai discorsi di presidenti di adesso, perché alla fine io ho allenato fino a parte quest'anno, fino negli ultimi anni alla Ternana, società di un certo livello come Longarini, come diceva Donino Stirpe, lo stesso devo dire la verità, Quartiglia e Mestellarini. Io auguro a qualsiasi allenatore di avere un presidente come era Quartiglia. Quartiglia è stato veramente un presidente, ti posso dire la verità, che mai si è permesso, che anche se tra noi c'è un rapporto di amicizia, io stesso dicevo, presidente, vale così così, lui interveniva magari in certi momenti quando le cose andavano male, ma come diceva Tonino, veniva il martedì, ti dava fiducia. Nello spogliatoio? Sì, io mi ricordo. Non alzava il telefono. Io riporto Walter, il primo anno di C1, ma Giancarlo ci avrà giocato, Tonino non lo so, a Castellammare di Stabia. Andammo a giocare con il cellulare. Feola e compagno. Perdemmo 4-0 la prima domenica. Io dentro di me, era la prima domenica, disse, porca miseria, quest'anno è duro, perché la C1 è dura. C'era Quartiglia, mi fa, Frangeri, ritorni con me con la macchina, se no presidente abbiamo perso. Dice, guarda, ci sta Angelozzi, ritorno. E mi fece guidare la macchina. Lui sa come, mi conosce un po' come in quel momento, caratterialmente, come quando mi diceva di certi presidenti, il mandava, scusa la parola, mandava a quell'altro paese, ma se me durante una partita mi viene un presidente, mi vuole nemmeno a pensare. Però se mi prende nel verso giusto, come diceva Tonino, sì, ma davanti alla squadra nemmeno a pensarlo, che poteva tenere pure i migliori, a me sinceramente non mi frega niente. Quartiglia mi rimase impresso sto fatto qua. Ci fermiamo in un autogrill, ci prendiamoci un caffè, ci fumiamo una sigaretta. Piano piano, dopo che passò un po', mi disse Francesco, ma vediamo domenica. Noi giocavamo in casa col Savoia, pensa, non da squadra forte. Dice, se casomai domenica vediamo che la squadra è cosa, prendiamo 4-5 giocatori. Ti posso dire la verità? A me come allenatore mi diede coraggio. Caspita. Non è che fu il tipo, dice, ma porca miseria. La colpa è tua, la squadra è forte. Noi venni il Savoia, in casa lo massacrammo. Non prendemmo nessun giocatore, un giocatore solo. A gennaio il terzino Save, quello che stava ad Ascoli. Per dirti, presidente, per me, l'ho detto sempre, Quartiglia per certe cose a livello di presidente era sprecato. Per e ricordo anche lo stesso con Mastella, una bella accoppiata. Quanto è stato rimpianto e quanto sarà rimpianto ancora Giulianova, Sandro Quartiglia, che poi alla fine fu trattato male dopo un derby. Purtroppo e lì calcio, ci fu la goccia che fece traboccare il vaso, andò via. Dopo un derby perso in Coppa Italia, peraltro, se non mi ricordo male, con il Teramo. Con un gol di Margherita. Succede, Walter, posso dire pure la verità. C'è stato un po' anche l'altro di stando pure fuori a allenare, a fare l'allenatore, quindi ho vissuto. Purtroppo il calcio è un po' in tutti i posti, così quando le cose vanno bene, dopo quando le cose ne vanno. Però io credo che però, giustamente, ci debba essere un limite oltre il quale non bisogna andare con determinati soggetti. No, quello sicuramente. Quartiglia no, ma anche era uno di questi soggetti. Sì, ma anche il progetto, come il Giulianova, ha un progetto con giocatori, diciamo, inferiori alle altre squadre. Purtroppo è così. Quindi il progetto è quello, bisogna accettarlo, bisogna condividerlo e aiutare il tecnico a, eventualmente a fare meglio. Ma la cosa che mi ci viene da dire, uno lo dice, no? Ci sta un cambio di società, se c'è stato questo cambio di società, perché non lo so chi è. Lo continui a ripetere. Sì, no, è normale, perché lui se è presidente, non lo so, il contratto che abbiamo noi era per Letta. Ma se è questo, a me non è che mi interessa che cosa.
Però lui giustamente non ci voleva nessuno di Giulianova, ci può stare. Attualmente è ancora per Letta. Nessuno dice niente. Non lo so, io no, ne sento dire tanto. Però non deve dire. Io sto sui livelli più bassi della D. No, però, sì, quindi... però non bisogna respingi, dire delle respingi. Cose che non è, no? Perché dice noi, perché io Tortorici Pagliaccetti, ma che facciamo parte dell'altra società, non ho capito. Ma poi il momento uno si, si presenta in un determinato modo, sono quattro allenatori. Giancarlo in questo momento vi sta ascoltando e ha deciso di non intervenire. No, però io dicevo, il momento in cui però fa così con io la testa. Vado, vedo Giorgini, vedo Pagliaccetti, vedo, voglio rinnovare la società, la prima immagine che devo dare... Signore, io voglio cambiare, i miei motivi sono questi, ecco le vostre aspettanze, ci provo, arrivederci. E grazie, io grazie lo devo dire a voi, ho sforato, devo mandare 5 minuti di gol, vorrei poter parlare con voi fino a dopodomani, non è possibile. Ma possiamo ritornare. Possiamo ritornare. C'è un incontro importante domenica prossima. Ponte Vomano, Nero Stellati di Prato, la prima e seconda. È, una del, è uno dei tanti incontri importanti. Sì, perché dopo c'è Mutignano, Santomero. Io domenica scorsa, lunedì scorso, ho fatto una delle trasmissioni più belle dei miei tanti anni l'altra di televisione. L'altra settimana, sì, c'erano cioè quattro... È stato bellissimo perché siamo stati seguitissimi da tutto il territorio e in questo momento sono vicino... anche al calcio Giulianova, perché non va male solo il Giulianova, va male anche il calcio Giulianova che gioca in promozione. Ah sì, ah, sì, quello. Mm. E, però stasera non c'è stato tempo, insomma era una trasmissione over, ci è piaciuta farla, vi ringrazio tantissimo per essere stati con noi, sapete che ci seguite, chi ci segue lo sa che noi chiudiamo con la messa in onda di un servizio che ripropone tutti i gol della domenica calcistica nel campionato di eccellenza Marche che seguiamo domenicalmente. Quindi adesso mandiamo questa mess di gol, vi ringraziamo. Gemma Casi Sport versione tradizionale tornerà lunedì prossimo per l'appuntamento numero 23 della stagione. Grazie a tutti. Grazie a te, Marco.